Incontriamo il signor Giuseppe Ciraci, presidente dell'Arset Labor, squadra di calcio di Grottaglie, o come lui ci ha appena detto, ex presidente. Chiediamo quindi di chiarirci meglio la sua posizione all'interno della società grottagliese. Intendo fare delle precisazioni, che non voglio creare né false illusioni né attendismo che non serve a Grottaglie. Io in questo momento ho già declinato la mia responsabilità di presidente al sindaco. Io aspetto che qualcuno venga a rilevare Grottaglie, in quanto per 4 anni ho fatto tutto ciò che era possibile per il bene di Grottaglie e mantenerlo in Serie D, con grandi sacrifici, con grandi amarezze, però ho già dato tutto. Oggi è necessario che i grottagliesi si impossessino del Grottaglie, così come ho detto sempre, il Grottaglie dei grottagliesi. I grottagliesi oggi hanno l'opportunità di riprendere in mano la squadra, di gestirla, sicuramente di fare meglio di quello che io ho potuto fare, in modo tale che una volta per tutti cessano sia i conflitti sia quello che può essere il falso intendimento di qualcuno che ha cercato sempre di crearmi problemi, sia con il dottor Settani, al quale io non ho avuto mai motivo né di litigare né di malintesi, e ritengo che la stima che ho avuto per la persona è tale che se si dovesse presentare a me per chiedermi il Grottaglie, io sono completamente a sua disposizione. Purché ci sono delle regole ben precise, che il Grottaglie venga gestito dal dottor Pino Settani. E questa è anche una risposta a un comunicato del dottor Maurizio Notari Stefani, che in qualche modo diceva che Giuseppe Ciraci forse non ha davvero intenzione di vendere? No, io non solo ho intenzione di vendere, ma di cedere il Grottaglie. Per esempio, se c'è una cordata grottagliese, io sono aperto a tutte le soluzioni, purché, ripeto, il titolo rimanga a Grottaglie, perché il titolo con grandi sacrifici l'ho mantenuto in piedi contro tutti, perché non devo dire grazie a nessuno se non alla mia capacità e la mia, se volete, cucciutaggine di mantenere alto il nome del Grottaglie, perché il Grottaglie dunque va è rispettato grazie al comportamento che io ho fatto avere dai giocatori e dai componenti in tutti i posti dove ci siamo presentati. Siamo stati sempre accolti come una squadra seria, come una squadra meritevole di essere ospitata, e pertanto io voglio lasciare il Grottaglie con tanta dignità. Tra l'altro, l'iscrizione al campionato, la fiducia, dicono tutto, cioè il Grottaglie sia il grottagliese senza nessun rischio. Ho scritto la squadra in tempo utile, oggi come oggi va fatto chiarezza che il Grottaglie deve tornare nelle mani grottagliesi, specialmente di tutti coloro che amano e vogliono far calcio a Grottaglie. Lei afferma di essere quindi il proprietario del titolo sportivo, ma che in questo momento non ha intenzione e possibilità di portare avanti un programma tecnico, quindi le voci di probabili allenatori, di quello che sarà l'assetto della squadra, al momento non possono trovare risposta né da Giuseppe Ciraci né, ci sembra di capire, da nessun altro che in questo momento possa parlare a nome del Grottaglie futuro. Infatti non sarebbe serio da parte mia incontrare allenatori o incontrare calciatori, malgrado le pressioni, malgrado le richieste, visto che comunque il capitolo Ciraci è chiuso. Grottaglie ha bisogno di forze nuove, di giovani possibilmente volenterosi per fare calcio, e c'è spazio per tutti. Non ci sono mezze misure, c'è semplicemente la determinazione che Grottaglie deve trovare altro proprietario, altro presidente. Lei ha parlato dei suoi 4 anni da presidente, che sicuramente l'avranno riservato grandi soddisfazioni e magari anche qualche momento di amarezza. Al termine di questi 4 anni, salutando i grottagliesi che amano i colori biancazzurri dell'Arset Labor, che cosa augura loro e che cosa augura alla squadra? Prima cosa, forse c'è da fare una piccola precisazione. Io sono uno dei fondatori che nel 1962 costituimmo l'Arset Labor, per cui anche se per un certo periodo mi sono allontanato, ma sono stato sempre vicino a Grottaglie,
la dimostrazione di questi 4 anni che sulla mia pelle ho portato avanti i 4 campionati. L'augurio che faccio al Grottaglie è quello che, ripeto ancora una volta, che i grottagliesi si impadroniscono, siccome ci sono forze vitali che possono, e avendo a disposizione una squadra di giovani ragazzi pronti ad entrare in campionato, perché hanno già disputato parecchi campionati, il migliore augurio per me è di una crescita di questo Grottaglie, perché ci sono tutte le condizioni perché ciò avvenga.